Sia lodato Gesù Cristo. Due condizioni mi sembra dover chiedere a me e a voi di fronte a questo Vangelo che riferisce la parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio. Due condizioni. Primo, non facciamo poesia su questo. Chi fa poesia non capisce. Secondo, riferisce a te stesso quello che hai detto del pubblicano, altrimenti è fuorviante. Non fare poesia, riferire a se stessi. Mi sembrano queste le condizioni. Altrimenti si batte l'aria. Si dicono parole che possono commuovere per qualche secondo, ma che non cambiano nulla. E se non cambiano, non vengono da Dio. Se non cambiano nulla. Abbiamo visto nel Vangelo di domenica scorsa Gesù scacciare i mercanti dal Tempio, dicendo: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Una parte altra del Vangelo avete in mente quando alla Samaritana il nostro Signore Gesù Cristo dice: credi mio donna, è giunto il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Adoreranno Dio in spirito e verità. Oggi il Signore, con questa parabola, ci dice che cos'è adorare Dio in spirito e verità. Ce lo dice con precisione. C'è un fariseo, rinto nel Tempio, non chiede nulla, non chiede. C'è una pagina bellissima di Sant'Agostino nell'Ufficio Divino di oggi. Sapete che settima, ottava, nona lettura sul commento dei padri al Vangelo della Domenica. L'Ufficio Divino è riferito un brano di Sant'Agostino e dice con chiarezza Sant'Agostino: non chiede nulla il fariseo, per cui non prega. Cosa fa il fariseo invece di chiedere? Ringrazia. Vi supplico, state attenti, dice così: ti ringrazio Dio. Ma scusate, non so se avete vissuto quello che ho vissuto io in questi decenni. Hanno continuato a martellare in tanti che la preghiera non era chiedere ma ringraziare. Solo a me è capitato. Insistevano, non mai che uno mi fa così, non mi conferma, io non so, non è una domanda retorica, non vorrei sbagliare su questo. Ah, oh, la preghiera non è chiedere, è ringraziare. Ma fariseo, fatto e finito. Mi ha colpito in questi giorni, mentre meditavo il Vangelo, dico: il fariseo ringrazia. È vero che c'è ringraziamento nella preghiera. Eucaristia vuol dire rendimento di grazia, ma attenti, bisogna intendere bene che cos'è. Non è questa roba qui del fariseo. Ti ringrazio, Signore. C'è stata proprio la mania di di svecchiare il cristianesimo. Che cosa voleva dire negli anni passati svecchiare il cristianesimo? Smetterla di chiedere perdono, smetterla di essere penitenti. Ringrazia!
bene. Non inginocchiarti, non umiliarti in chiesa. Sei un cristiano adulto. Tutte queste cose che hanno alla soglia quasi di 60 anni, posso dire che ne ho sentite tante così. Non dalla gente semplice, non dalla gente che pregava sul serio, dalla gente che voleva insegnare agli altri a pregare. Probabilmente senza pregare. Adorare il Signore in spirito e verità vuol dire essere penitenti. Sì, penitenti. Penitenti veri. La contrizio cordis, sapete, no? La contrizione del cuore. Il cuore si spezza per il dolore. Il cuore si spezza per il dolore. Questa è la vera preghiera. Questo è adorare il Signore in spirito e verità. Questa è la posizione giusta dell'uomo di fronte a Dio nella vita. Tutti i grandi santi hanno chiesto e ottenuto il dono delle lacrime. San Domenico, San Francesco, tutti i santi. Hanno chiesto e ottenuto il dono delle lacrime. Ma vi prego, non facciamo poesia. Perché il dolore quando, dei peccati, quando lo si prova, è dolore. Non è che bel dolore. È un dolore. Se non fosse vero dolore, non sarebbe dolore. Per cui sul subito puoi stancarti, ribellarti e fare l'errore che hanno fatto in tanti. Basta stare qui a chiedere perdono, facciamo altro, Signore, nella vita. No, no. Tutta la liturgia della tradizione è una grande educazione, non all'annientamento dell'uomo, ma alla edificazione dell'uomo. In che modo? Insegnandogli il cuore penitente, ad avere un cuore penitente, tutti i gesti. Il sacerdote, mentre si cantava l'introito, continua a chiedere perdono con i piedi dell'altare prima di salire l'altare. E in tante preghiere nascoste, sommessa voce, io chiedo perdono per me, per voi. E voi chiedete perdono per me e per voi. Questa è la grande scuola, è la grande educazione della messa della tradizione. Perché dobbiamo essere come il pubblicano al tempo, che non osava alzare lo sguardo. Ripeto, questa non è la distruzione dell'uomo, questa è la salvezza dell'uomo. Chi si umilia sarà esaltato. Ma deve essere vero, ripeto, quello che vi ho detto all'inizio, non facciamo poesia, cioè deve essere vera la cosa. Soprattutto non deve essere riferita ad altri. Perché come si usa questa parabola? Smettiamola di avercela con il peccato? Il peccatore è accolto e perdonato. Sì, so che è il peccatore che sente il dolore. Non sono gli altri che si compiacciono che c'è il peccatore. Il problema del fariseo non è solo che giudica il pubblicano al tempio, è che non sta sentendo il dolore, il dolore dei suoi peccati. In che misura il fariseo non giudicherà se sente il dolore per il suo peccato? Alla fine, se si accorge che tutti sono pubblicani, anche lui. Capite cosa vuol dire non fare poesia e riferire a noi stessi? Se no, diventa ideologia. L'ideologia di chi nella Chiesa non vuole più la penitenza dei peccati perché il Signore ti ha già salvato. Questo non è il Vangelo di Cristo, questa è un'invenzione degli uomini che hanno abbandonato da tempo la fede. Signore, perdonami. E mentre dici questo, con sincerità, senti una unità profonda con tutti quelli che stanno facendo penitenza.
e sei capace di intercessione potente per chi ha bisogno della grazia della conversione. Sono i giorni dell'indulgenza della porciuncola. Fuori dalla porta della chiesa c'è lo scritto come si ottiene l'indulgenza in questi giorni, per sé o per un defunto. Ma permettetemi di dire, San Francesco d'Assisi è uno dei più grandi penitenti. Hanno stravolto anche San Francesco, l'hanno fatto l'uomo che ringrazia. Grazie, ma come penitente? Già solo il modo di andare vestito in giro, senza neanche i sandali, era evidente che era un penitente pubblico, cioè quelli che domandavano perdono dei propri peccati. L'abito di San Francesco è l'abito del pubblico penitente, come è stato l'abito nei secoli cristiani di tutti i pubblici penitenti che domandavano pubblicamente perdono del loro peccato pubblico. Per questo ha ottenuto la grande grazia dell'indulgenza. Tutto si collega. Ma questa nuova visione del cristianesimo, dove bisogna farisaicamente ringraziare soltanto, vuole un San Francesco che esulta in mezzo alla natura. Niente di più falso. Certo che San Francesco benedice per tutte le cose, esattamente come in Daniele 3, come in tutto l'Antico Testamento, ma per giungere alla pienezza dell'unione con Dio attraverso la penitenza, attraverso il dolore dei peccati e ottenendo la misericordia. Non facciamo poesia, riferiamo a noi stessi. Allora porterà grazia questa parabola. Sia lodato Gesù Cristo.